In un tempo in cui la catastrofe, vera o presunta, è dietro l'angolo, dove ansie e paure la fanno da padrone, dove le divisioni fra le persone sono diventate estreme, dove l'informazione non fa altro che mentire e manipolare, dove chi sta al potere altro non vuole che la nostra sottomissione e dove, in definitiva, il male sembra essere vittorioso. Fermiamoci. Fermiamoci un attimo e facciamo buon uso della nostra qualità distintiva e che ci rende uomini. La ragione. La ragione che ci forza il cuore e ci fa sperare nella vita eterna. Guardiamo indietro al nostro passato, così glorioso perché ricco di fede. Guardiamo ad altre epoche dove in condizioni analoghe si è sconfitto il nemico malvagio perché si è sofferto e offerto nella speranza che il Signore inviasse il suo aiuto. Guardiamo alla storia della cristianità, alle migliaia di martiri morti per la verità, ai predicatori e confessori della fede che smuovevano montagne con le loro parole di amore e giustizia, agli artisti e scultori che hanno creato capolavori immortali, ai filosofi e teologi che ci hanno lasciato un'eredità di sante ispirazioni. Guardiamo alle maestose cattedrali o alle piccole chiese nascoste, quelle che hanno visto vivere i più grandi santi. E ricordiamo. Ricordiamoci cosa ha mosso l'esistenza di tante anime buone. Ricordiamoci come queste persone, che certamente avevano i nostri stessi difetti, che commettevano i nostri medesimi peccati, sono arrivate a tale onore. Ricordiamoci cosa ha mosso le loro intere vite. Era la croce, fratelli, era la croce. Guardiamo Maria, con l'anima trafitta sotto la croce, e Gesù, morto su di essa. Tutti i santi, senza eccezione, posavano sempre il loro sguardo sulla croce, su quel duro legno impregnato del sangue divino, il sangue della nostra salvezza. È in quel momento che ogni prova diventa facile, ogni sofferenza sopportabile, dolce ogni dolore, controllabile ogni pensiero, facile la salita, fresco il sole d'estate, calda la notte invernale, modesto il prezzo e grande la ricompensa. Cronache di cielo e terra nasce dalla necessità di tornare a portare il nostro pensiero a come Dio ha lavorato nella storia per far nascere, crescere e proteggere la sua Chiesa, a quante volte la provvidenza ha creato le condizioni ideali per la diffusione della fede, di come San Tommaso ha scritto la Summa, i padri della Chiesa ha battuto l'eresia ariana, la Lega Santa ha sconfitto i turchi a Lepanto. E ancora, mai come oggi, abbiamo il dovere di difendere la nostra fede ed ecco quindi la necessità di portare alla luce anche gli inganni del passato, dalla nascita e diffusione di altre false religioni ai manovratori delle rivoluzioni che il maligno ha organizzato per distruggere l'unità della Chiesa, dalle ideologie nefaste che hanno portato al terrore in Francia, al comunismo, al nazismo, fino alla dissoluzione moderna. Le cronache della storia dell'uomo sono complesse, tortuose, a volte magnifiche ed avvincenti, altre terribili e sconcertanti. Ma dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi cosa sia accaduta, il Signore l'ha voluta o permessa per il nostro maggior bene. Io, Ciro Mauriello, ho deciso di fondare Cronache di Cielo e Terra con l'obiettivo di diffondere tutto ciò, di far conoscere a chi non sa, di ricordare a chi è dimenticato, di imprimere nella mente e nel cuore di chi si sente debole. Tutto questo ovviamente è lavoro arduo, che si può portare a termine solo grazie alla generosa disponibilità di tante persone di grande fede e conoscenza, persone che hanno già accettato di partecipare a questo percorso o che parteciperanno in futuro. Tutti però possono contribuire e far sì che questo progetto riesca al meglio e nel minor tempo possibile, anche donando quanto può alla causa. Ho aggiunto recentemente il link per fare una donazione sia sul canale Telegram che nelle descrizioni dei video che pubblico su YouTube. Non sono qui a dirvi che senza questo aiuto il progetto si fermerà, anzi, cercherò di costruire questo percorso pezzo per pezzo finché ne avrò la possibilità, perché mi piace pensare che sia il Signore a chiedermelo. Sono anche consapevole però che sono molte le realtà che in questo momento si stanno prodigando per diffondere la verità di Cristo in ambiti diversi e che tutte queste hanno bisogno del nostro supporto. Siamo tutti fratelli in Cristo, come diceva San Paolo, e ovunque decidiate di apportare il vostro supporto, sono certo che il Signore ve ne renderà gloria. In questi tempi così difficili, guardiamo costantemente al cielo. Dobbiamo pensare solo a salvare la nostra anima qui sulla terra e ci possiamo riuscire soltanto nella verità, che è il nostro Signore. Però dobbiamo schierarci, non si può restare a guardare passivamente.
dobbiamo scegliere e lottare, con il sudore della fronte, con la parola, a volte nel dolore, altre nella gioia, altre ancora nel grigiore della quotidianità. Noi altro non vogliamo che Lui, che il Signore viva in noi e noi per Lui. Ricordiamoci infine che se stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, di che cosa dovremo mai aver paura?